ha accolto il ricorso presentato da una cittadina extracomunitaria, poi divenuta italiana, alla quale la Corte d'Appello di Genova aveva riconosciuto il diritto all'ottenimento dell'assegno di invalidità civile solo per il periodo successivo alla data in cui la medesima aveva acquisito la cittadinanza italiana, negandolo invece per il periodo precedente, sebbene la medesima fosse sposata con un cittadino italiano e pertanto titolare di permesso di soggiorno. È infondata la pretesa dell'INPS di richiedere il permesso di soggiorno CE-SLP ai fini di accedere alle prestazioni di assistenza sociale, che costituiscono diritti fondamentali anche per gli stranieri. Occorre ricordare un consolidato orientamento della Corte Costituzionale che ha giudicato incostituzionale la legge 388/2000, la legge finanziaria del 2001, in quegli articoli che subordinano l'attribuzione di prestazioni assistenziali al possesso di un permesso di soggiorno CE-SLP. Inoltre, si ricorda che le prestazioni di assistenza sociale destinate alle persone disabili rientrano nella tutela del diritto alla salute, che deve spettare a tutti, senza distinzioni fondate sulla nazionalità.